Salve a tutti voi e ben ritrovati. In questa puntata parleremo di scale, di trabattelli. Dietro a me vedete appunto una scala a norma. Le scale vengono usate da tutti noi anche nella vita di tutti i giorni per fare dei lavori in casa o nel giardino, e spesso succedono degli incidenti perché le scale non vengono fissate in alto e perché poi si scivola senza essersi assicurati con degli appositi cordini. Vedremo appunto alcune interviste con esperti che ci spiegheranno alcune tecniche, ma prima di partire vi presentiamo le riflessioni di un lavoratore edile molto esperto proprio sul problema della sicurezza. Il messaggio che vi voglio mandare io è quello di che la sicurezza deve essere una cosa veramente particolare, perché ognuno di noi la mattina si alza per andare a lavorare e la sera deve ritornare dai propri cari. Perché la sicurezza, se ognuno di noi la mette al primo posto, state tranquilli che ognuno di noi la pelle la porta a casa. Qui vedete una scala dotata di base d'appoggio, gomini antiscivolo e ganci superiori per poter fermare la scala. Non sempre purtroppo sono presenti questo genere di scale. In alcuni casi abbiamo trovato anche scale fatte in casa. Come vedete qui la scala è eseguita da qualcuno di molta buona volontà, ma non è assolutamente sicura e quindi non può essere presente in cantiere. Allora, ad esempio, questa è una scala, vedete che la scala è vincolata sia nella parte superiore, sia alla base ha degli buoni piedi che evitano il scivolamento. Molti incidenti avvengono ancora legati all'utilizzo di sistemi di accesso come questo. Molte volte purtroppo la scala viene utilizzata anche impropriamente per fare delle lavorazioni in quota. C'è un sistema pratico molto sicuro che può essere quello di utilizzare l'imbragatura di sicurezza anche per delle lavorazioni su scala, ovviamente con i limiti che la normativa impone. Vi faccio vedere un esempio: ad esempio io posso salire sulla scala, posso a questo punto bloccarmi sulla postazione di lavoro attraverso un idoneo dispositivo, a questo punto ho la possibilità di fare delle lavorazioni liberando le mani e quindi senza avere quelle condizioni che normalmente generano infortuni, cioè il fatto che le persone che operano sulla scala hanno le mani impegnate per eseguire delle lavorazioni e pertanto non hanno più la contemporanea trattenuta sulla scala e quindi c'è il rischio di caduta. Il dispositivo resta agganciato al suo posto, il moschettone viene lasciato tranquillamente sul portaoggetti quando non serve e quando ci serve togliamo il moschettone, lo giriamo intorno alla struttura, lo inseriamo sull'altro punto d'aggancio e fatti i primi due o tre passi, vai, riusciamo a stabilire qual è l'esatta lunghezza del dispositivo. Allora, lui deve stringere un altro po', vai su, passo alternato, vai. Coraggio, tranquillo. D'accordo ragazzi, ci siamo? Vai. Questo è un trabattello, è una delle attrezzature che vengono utilizzate normalmente nei cantieri edili.
I suoi concorrenti come attrezzature possono essere la piattaforma mobile, i ponteggi, ma questo va scelto per le sue caratteristiche di flessibilità d'uso, adattabilità alle lavorazioni e soprattutto leggerezza. In particolare è molto vantaggioso nelle lavorazioni che riguardano la manutenzione degli edifici. Quando è che un trabattello si può dichiarare in sicurezza? Le caratteristiche principali durante la fase di allestimento del trabattello, quindi vuol dire la messa in opera, sono quelle di delimitare l'area. Vedete, qui c'è un nastro bicolore in modo tale che si evitino le interferenze con altre lavorazioni. La scelta di un sottofondo idoneo in modo tale che il trabattello possa rimanere nella posizione in cui viene allestito. Gli stabilizzatori, l'ingegner Corizzo vi mostrerà quelli che sono gli apprestamenti in ordine, i livellatori, i piani di lavoro, i parapetti e ovviamente per fare tutte queste lavorazioni gli operai dovranno indossare gli opportuni dispositivi. Principalmente sono elmetto, scarpa antinfortunistica e imbragatura di sicurezza con doppio cordino di trattenuta. Durante la fase invece di utilizzo del trabattello è importante poter accedere al piano di lavoro. Per poter far questo si utilizzeranno o scale asportabili o scale fisse sulla struttura che dovranno però essere dotate di apposita zigrinatura anticaduta. Durante la fase di utilizzo bisognerà installare i parapetti così come previsti dalla normativa. In base alla nostra esperienza verifichiamo che spesso nei cantieri tutti questi apprestamenti non esistono, in particolare le cose che mancano più frequentemente sono gli stabilizzatori, la mancanza dei parapetti, le persone e le merci vengono trasportate col trabattello assieme e ovviamente tutto questo nuoce a quelli che sono la sicurezza nei cantieri. Ricordiamo che il 37% degli infortuni mortali in cantiere avviene per cadute dall'alto, quindi è importante che questi apprestamenti siano completi nella loro totalità d'uso e dei loro strumenti. È fondamentale per mantenere in equilibrio il trabattello che sia rispettata la misura di larghezza della stabilizzazione. Il problema qual è? È che perché questo sistema anticaduta ci permetta di essere trattenuto, cioè di cadere in maniera corretta, il trabattello deve essere in configurazione stabilizzato perfettamente, perché sennò potrebbe succedere che se noi non lo stabilizziamo perfettamente o teniamo troppo stretti gli stabilizzatori o non montiamo tutti i componenti, potrebbe il trabattello o collassare o ribaltarsi, per cui è importante, perché il nostro corpo in caso di caduta già ai 2 metri inizia ad assumere dei valori di caduta dinamica tradotta in chili di un certo rispetto, nel senso che arriviamo a pesare anche 1500 chili in caso di caduta dopo 2 metri di caduta, per cui pensate che quella struttura così esile e leggera che può arrivare fino a 14 metri deve trattenerci in sicurezza, per cui in basso abbiamo meno problemi, in alto i problemi aumentano perché l'equilibrio dell'insieme metallico diventa più precario. L'Istituto Edile ha organizzato una mostra in Sala Borsa a Bologna su quelle che sono le conseguenze degli infortuni sul lavoro. Già molte scuole sono andate a visitare la mostra, assieme anche esponenti del mondo politico. Abbiamo approfittato della visita dell'assessore regionale Mozzarelli per fargli alcune domande sulla nuova legge regionale per la sicurezza nei cantieri edili. Il nostro obiettivo è quello di dire sicurezza nel lavoro e sicurezza del lavoro e operare per cercare di creare le condizioni per evitare gli infortuni sul lavoro, ma soprattutto operare per ottenere l'obiettivo di mortalità zero. Noi dobbiamo creare cantieri più sicuri, per questo abbiamo fatto una nuova legge, la legge numero 2, che prevede proprio incentivi per i lavoratori e le imprese attraverso i fondi delle associazioni economiche delle imprese. Noi vogliamo incentivare i lavoratori che si mettono in gioco e che rispettano le regole dentro i cantieri. Dall'altra parte vogliamo scegliere le imprese, fare lavorare le imprese che assicurano la certificazione che sono in grado di dare lavoro sicuro. Bene, siamo in conclusione, grazie a tutti voi che siete rimasti in ascolto. Nella prossima puntata parleremo del tema dell'amianto. Arrivederci a tutti.
Lava.